Buonasera amici, benvenuti nella rubrica Benessere e Bellessere e benvenuto a Marco Ludovico. Ciao Marco. Ciao Serena, ben ritrovati. Marco, passiamo subito col presentare il nostro ospite di questa sera. Parleremo di un argomento che è sempre un po', come posso dire, in conflitto nella nostra vita, cioè parleremo di felicità e lo faremo ovviamente con Richard Romagnoli. Buonasera Richard. Buonasera a tutti voi, è un piacere essere qui. Oh, ah. Oh, anche per noi. Per l'altro Grazie della Richard. felicità. Esatto. Benvenuto e grazie mille per aver accettato questo nostro invito ad essere qua. Allora, come dicevo poco fa, Richard, la felicità è sempre questo argomento un po' conflittuale che abbiamo all'interno di noi, perché comunque noi per tutta la vita ricerchiamo la felicità, o comunque una volta che l'abbiamo trovata, facciamo di tutto per mantenere questo stato. Allora, io la prima domanda che faccio a te questa sera è: cos'è la felicità per Richard Romagnoli? Ma prima di passare alla risposta, ti chiedo di dire un po' ai nostri amici, per chi magari non ti conoscesse, chi è Richard Romagnoli e di cosa si occupa. Grazie di questo invito, è un piacere essere qui con voi. Devo dire che la domanda è assolutamente importante perché, come dici tu all'inizio, poi la felicità è qualcosa che noi cerchiamo in ogni istante della nostra esistenza. Da molti anni mi occupo, non soltanto di felicità, ma di tutto quello che anche a livello scientifico può permettere a noi esseri umani di vivere una vita, immersa, mi viene da dire, nella consapevolezza. Devi pensare che sin da ragazzino avevo una forte passione per la meditazione, soprattutto per la spiritualità. Ed è proprio da ragazzino, avevo 16 anni, che grazie all'acquisto di un libro feci la conoscenza di questo meraviglioso maestro di verità, Satya Sai Baba. E da quel momento posso dire che la mia vita si è completamente trasformata, anche se ero appunto un giovane ragazzo a quei tempi. E sono tantissimi anni, tanto che la mia vita è basata su vivere una vita che sia degna di essere vissuta. Per cui parliamo addirittura di una spiritualità laica, perché ancora oggi confondiamo spiritualità con religiosità. E poi, strada facendo, ho avuto modo di addirittura trasferirmi in India con la mia famiglia, di vivere in India, di studiare nella mia amata India, appunto tutto ciò che era collegato allo yoga, alle discipline di pranayama, basate sul respiro, e ho potuto approfondire con diversi maestri, stando però sempre nell'ashram di Prashanti Nilayam. E poi naturalmente ho studiato, ho ricercato tutto ciò che poi mi ha portato, e magari ne parliamo questa sera con te, a definire come la felicità sia addirittura una scienza ben precisa. Ed oggi allora la mia professione con il mio meraviglioso team è quella di girare il mondo, ospite in convegni, nelle aziende, piuttosto che durante i miei corsi e seminari, di portare queste pratiche di felicità nella vita delle persone, perché tutti abbiamo bisogno di praticare la felicità. Grazie intanto per questa introduzione, Richard. Ma allora, cos'è in realtà la felicità? Perché tu hai parlato che è una vera e propria scienza. Assolutamente, e siamo fortunati perché soprattutto negli ultimi 20 anni, non parliamo allora nell'ultimo decennio, la scienza ci ha aiutato sia dal punto di vista della psicologia piuttosto che la scienza nel senso neuroscienze, ci hanno aiutato a comprendere che ci sono dei meccanismi molto pratici che in noi esseri umani determinano il grado, il tasso di felicità. Allora, per quello che mi riguarda, ti devo dire subito che mio babbo, prima di lasciare il corpo, quando ero giovane, mi disse le sue ultime parole, mi disse proprio così: papà, sii sempre felice. Sono state quelle parole a determinare la mia ricerca della felicità e ci è voluto molto tempo per andare oltre la voragine, il dolore che la perdita del papà mi aveva causato, che ho amato così tanto. Questo sii sempre felice, però è diventato giorno dopo giorno nella mia vita un forte mantra. Sii sempre felice, com'è possibile essere felice quando invece nel mondo accadono talmente tante cose, oppure molto più semplicemente nella nostra dimensione lavorativa o forse in famiglia? Come possiamo essere felici quando appunto nelle nostre dimensioni pratiche c'è qualche cosa che non va o c'è qualcuno che ci impedisce di essere felici perché magari abbiamo questa attitudine? Allora, la felicità è una scienza precisa perché
perché possiamo innescare la chimica della felicità. E sai benissimo, Serena, che quando parliamo di chimica della felicità, allora possiamo parlare di dopamina, parliamo di ossitocina, parliamo di serotonina, parliamo di tutte queste molecole, di questi neurotrasmettitori, di questi ormoni che ci permettono fisiologicamente di cambiare il nostro stato corporeo. La cosa che io ho amato molto nel mio approfondimento, ma grazie a papà con questo sii sempre felice, che non mi sono accontentato soltanto di cercare dal punto di vista scientifico che cosa accade quando viviamo una bella emozione, cioè perché, cosa accade nelle nostre molecole, nei nostri atomi. Quello è ben spiegato oramai dalla scienza. Ho voluto, grazie appunto alla mia vita vissuta in India, approfondire anche da un punto di vista energetico. Che cosa avviene non soltanto nel nostro corpo o nella nostra psicologia, a livello proprio di prana, di energia. E la cosa bella, Serena, come del resto ci insegnano i venerabili maestri e anche i capi religiosi, ad esempio come Dalai Lama, che ho avuto l'alto onore di poter incontrare, che quando siamo felici emaniamo questa energia straordinaria. È come il sole che ci illumina, i suoi raggi sono vitali, sono fondamentali. Ecco, quando noi siamo nella gratitudine, quando siamo nell'empatia con le persone, quando siamo in questo flusso di amorevole compassione, lì stiamo determinando la nostra felicità. E credo che la felicità non sia per niente una destinazione, ma che la felicità sia uno stato di vita. E la vera felicità nasce soprattutto dagli inconvenienti, dai problemi e dalle persone che mettono troppo alla prova il tuo carattere. Ma in effetti è molto bello questo discorso, no? Perché tu dici appunto, nasce praticamente, tra virgolette, concedimi il termine, dai problemi della vita, in realtà la felicità. Ma problemi che in realtà io faccio spesso questo esempio, Richard, dimmi tu cosa ne pensi. Cioè, quando noi eravamo a scuola che studiavamo matematica, ci davano i problemi da risolvere, però non lo vedevamo come qualcosa di brutto, ok? Per utilizzare termini molto, molto semplici, ma lo vedevamo come una sfida, ma una sfida in senso positivo, come qualcosa che ci faceva crescere, perché se arrivo alla soluzione vuol dire che ho compreso. Oggi invece nella vita di tutti i giorni, quando ci capita il problema, che io insomma è un termine che non amo particolarmente, ma che ci fa comprendere un po' il concetto che voglio trasmettere. In realtà lo vediamo sempre come qualcosa di brutto, qualcosa che ci vuole del male. In realtà, secondo me, non è così. Poi è ovvio che ci sono delle situazioni un po' più critiche, quelle meno critiche, però, come dicevi tu, la felicità è uno stato dell'essere, non è un qualcosa che va in realtà ricercato, perché noi non troviamo la felicità, noi siamo felici. Questo è Dimmi cosa. importante. Grazie Serena, è un inciso molto importante quello che tu porti. E come dici tu, il problema quando eravamo dei ragazzi a scuola era anche un piacere per chi amava naturalmente la matematica poter risolvere quel tipo di problema o di equazione. Guarda, ad esempio nell'ambito del coaching, quando seguo gli sportivi, loro, i grandi campioni, non potrebbero mai vivere la loro attività agonistica importante se non fosse, non ci fosse di mezzo lo stress, inteso proprio come di stress. Uno sportivo, un campione, non può vivere senza lo stress. E allora noi invece vogliamo fuggire, scappare, no? Dallo stress. Allora, qual è il problema? Il problema è come noi corrispondiamo, come lo sappiamo, come ci interfacciamo, come ci poniamo di fronte ai problemi. E allora dovremmo lavorare molto anche sul nostro stato emotivo, quello emozionale. Perché del resto problemi ne avremo sempre. Perché il risolvere i problemi ci permette di tirare fuori il nostro talento. Preferiamo invece vivere una vita più adagiata, dove ad un certo punto ci accomodiamo in quelle routine che in realtà, come nelle coppie, poi dopo la routine diventa un po' il killer del rapporto. Ecco, quando ti vuoi adagiare, inizia a mancare poi quell'entusiasmo, che è una parola meravigliosa già a livello etimologico. E allora è il nostro stato mentale, il nostro mindset. Quando c'è un problema, tu sicuramente hai la capacità di risolverlo. Ti voglio far ridere. Mio papà, quando ero un ragazzino, mi diceva sempre: chissà perché, quando c'è un problema, tu non manchi mai. E si parla molto di problema anche.
di problem solving, giusto? No? Esatto, che tra l'altro è diventato un vero e proprio lavoro per qualcuno, no? Certo, si vede che ha una grande esperienza nell'aver creato tanti problemi nella sua vita, se li sa anche risolvere per il bene degli altri. Quando mi chiedono nelle aziende, Richard, ma che cos'è per te il problem solving? Per me è la capacità di evitare di creare nuovi problemi, per cui è sempre collegato al tuo mindset. Però quello che dici è fondamentalmente importante, Serena. Perché allora davanti ai problemi ci sentiamo talvolta avviliti? Perché non tiriamo fuori quell'energia che avevamo da ragazzini per risolvere? Perché non cambiamo atteggiamento di fronte alle sfide della vita? Beh, qui allora il lavoro è complicato, ma può anche essere semplice. Ed è tutto un lavoro sulla nostra autostima. È anche però importante, Serena, essere circondati da persone che come noi ci danno una bella carica di energia. Soprattutto quando ci sentiamo un po' appunto con un'energia più bassa. Non sempre abbiamo a disposizione, magari all'interno delle stesse famiglie, persone che abbiano un certo tipo di coinvolgimento e di entusiasmo per noi. E allora che fare? È un'autoricerca. Ed è per questo che la spiritualità oggi ti insegna ad affidarti unicamente in te stesso. Per me questo è anche l'emblema del coaching che insegno a Serena. Dico sempre che il coaching deve permettere ai coachee, ai clienti, alle persone di volare con queste due ali. Una è l'ala della libertà, l'altra è quella della emancipazione. Invece, quando troviamo una persona che ci fa stare bene, poi tendiamo ad attaccarci a quella persona perché ci fa stare bene. Quando in realtà i guru, i maestri, i coach, gli insegnanti, i genitori sono degli esempi che talvolta idealizziamo fin troppo. Ma che sono dei fari in quel momento preciso che ti indicano una via, ma non aggrapparti al faro. Il faro ti fa luce, prosegui con le tue gambe. Allora, Serena, io credo che la felicità, come dicevi tu, è uno stato interiore dell'essere e che è ancora più interiore della felicità, come particella della nostra anima, che poi dà vita alla nostra anima, sia la gioia, che io intendo un po' come l'essenza, è l'essenza. Poi la felicità è il profumo. E la gioia non dipende da quello che hai o non hai, non dipende dai problemi, non dipende dalle tue vicissitudini, dipende esattamente dalla tua consapevolezza, cioè sei tu che puoi tuffarti in questo oceano di consapevolezza. Grazie Richard. Allora, Richard, visto che abbiamo parlato di problem solving, io vorrei chiamare in causa Marco, perché io definisco Marco un problem solver. Fantastico. Allora, io vorrei sapere anche Marco, insomma, cosa ne pensa alla luce di quello che ci siamo detti, insomma, di questa cosa. Sì. Beh, intanto concordo in pieno con le premesse, quindi l'abbiamo detto tante volte, quasi sempre si cerca all'esterno, si cerca in fattori esterni, la nostra condizione di felicità, di soddisfazione, salvo poi scoprire che, ci si dà degli obiettivi, molte volte poi anche fallaci, e raggiunti questi obiettivi, quindi uno pensa: io sarò felice quando diventerò il super mega direttore massimo di fantozziana memoria, salvo poi che ci diventi, guadagni un fracco di soldi e sei triste peggio di prima, perché oltre alla tua tristezza di partenza capisci anche che non era quello l'obiettivo, quindi e quindi è sempre sbagliato guardare poi all'esterno. La differenza vera penso che la capisci proprio lì, cioè quando uno si alza la mattina, a prescindere, dice: ma stamattina sono arrabbiato, stamattina sono felice, c'è quello che invece non gliene frega niente di quello che succede esternamente, cioè lui si alza esattamente come è andato a letto la sera prima. E i problemi sono uno stimolo, cioè io l'ho sempre vista in maniera anche molto statistica, ho sempre preso molto con filosofia tutto quello che di negativo può succedere, perché ho sempre detto in maniera statistica: non ho mai conosciuto uno che ha avuto solo botte di fortuna per tutta la vita o botte di sfiga per tutta la vita, cioè mediamente sono equamente distribuite, e quindi tanto quanto ci fa piacere accettiamo quando succede qualcosa di bello, e beh, dobbiamo anche mettere in conto che succederà anche qualcosa di brutto. Quello che sta a noi non è far sì che succeda oppure no, fino a un certo punto, è come lo affrontiamo. E quindi è proprio lì che nel problema, io quando si pone un problema, forse questo a cui faceva riferimento Serena,
a me scatta un trip, cioè non solo lo devo risolvere, ma devo trovare anche almeno 3-4 modi per risolverlo, cioè devo, gli giro intorno fino a che non trovo più punti di attacco a quel problema lì. E penso che sia un bel esercizio, cioè anche mentale, diventa una sfida, ma una competizione sana con se stessi, cioè con la propria mente, non uno contro l'altro come persone, ma alleni il cervello. Non so se ci vedo giusto. Straordinario. grazie Marco, ovviamente, per questa cosa. Che quando parliamo di problem solving, Marco è ovviamente l'esempio di questo. Senti, Richard, ma secondo te la felicità è genetica? Ah, questa è una gran domanda. Questa è una grande domanda. Allora, secondo la scienza, sì, ci sono persone che hanno la fortuna, geneticamente parlando, per cui qualcosa di ereditario, di avere questi geni che stimolano la felicità. Altri, invece, a cui mancano determinati geni e pertanto sarebbero svantaggiati. Poi c'è però la risposta più significativa: non preoccupatevi, perché allorquando la vostra predisposizione genetica non vi renda appunto particolarmente felici, la felicità è una, se vuoi, conquista quotidiana intesa proprio a livello fisiologico e biologico. E grazie all'incontro con il professor Pierario Biala, venuto diversi anni fa, quando era ospite di un grande evento a Teatro Dal Verme a Milano, e anche lui era ospite in quell'evento, è stato veramente un caso non fortuito, ma una grande serenità incontrarlo, perché poi con il professor Biava abbiamo continuato la nostra relazione, ho voluto approfondire con lui gli studi scientifici di epigenetica. Lui è uno dei più grandi cultori, ricercatori a livello mondiale, ha scritto tantissimi libri e articoli molto importanti su tantissime riviste medico-scientifiche mondiali. È un punto di riferimento, il professor Biava, nella epigenetica. E con lui poi abbiamo scritto il libro Happy Genetica, dalla epigenetica alla felicità. Ma che cosa serve parlare di tutto questo? Che noi possiamo modificare, anche quando siamo, tra virgolette, svantaggiati a livello genetico, possiamo trasformare la nostra biologia, la nostra fisiologia. L'epigenetica, che è quella branca della scienza che ci ricorda che sia gli avvenimenti esterni, oppure tutto ciò che è all'esterno di noi, come anche gli avvenimenti interni, chiamali ad esempio emozioni o magari pensieri, avvenimenti esterni possono essere delle cose che noi non possiamo controllare, ma anche l'impatto atmosferico, piuttosto che un'attività fisica, piuttosto quello che ci permette di vivere, per cui ciò di cui ci nutriamo. Tutto questo e molto di più, naturalmente, ha un impatto molto importante nella nostra epigenetica, per cui ci sono dei fattori che si accendono o si spengono in base a come noi viviamo la vita, così come le emozioni sono fondamentali per il nostro benessere interiore. Ecco, la happy genetica porta tutta la sua attenzione su quelle pratiche che quotidianamente, in modalità individuale, serena, perché ciascuno di noi è differente, magari tu fai un'attività che a me magari può non piacere, ognuno di noi è differente, grazie a Dio. Ognuno di noi, grazie alla happy genetica, può scegliere quali sono le proprie pratiche quotidiane, quelle che io amo chiamare come abitudini felici. Allora, è questione di genetica la felicità, sì, ma abbiamo anche la possibilità di contribuire a migliorare il nostro stato fisico e fisiologico. Io penso che prima ancora della psicologia, cioè prima ancora di dire oggi è una bellissima giornata, oggi starò benissimo, oggi sono grato alla vita, prima di questo, prima della psicologia funzioni, e questo è importante, la chimica che circola nel nostro corpo. Allora, che cosa serve dire questo? Che se io so che le mie abitudini alimentari, il movimento fisico, la meditazione, come insegno in Happy Genetica, o la terapia, ad esempio, della risata, mi permettono di accendere quei fattori genetici importanti che mi portano, ad esempio, da uno stato depressivo o di ansia o di attacchi di panico a stare molto meglio e in breve tempo, se li ho a disposizione li utilizzo. È come dire, c'è un incendio e ho un estintore, usalo. Ecco, Happy Genetica è un po' un estintore che va a spegnere quei casi di distress che causano solo malessere. Quello che voglio raccontarvi in poche parole è: ognuno di noi può davvero scegliere di essere felice, e non dipende, torno a dire, da condizioni esterne, dipende da un tuo
condizionamento interno che io chiamo amor proprio. E del resto lo diceva anche la pubblicità, la mia banca è differente. Lo diceva anche. Io devo di arrivare alle banche sono differenti. Richard, una domanda che a me sta particolarmente a cuore, no? Perché anche a me spesso le persone, quando ovviamente vogliono approfondire determinate tematiche, perché diciamo che la felicità è stato un po' l'inizio anche del mio percorso riscoprire chi sono. Infatti il mio primo libro si intitolava proprio Enjoy, quindi era un manuale, manuale di gioia quotidiana, così insomma com'è. E mi chiedono spesso le persone che vogliono approfondire, ma mi dai una tecnica, mi dai un qualcosa che mi aiuti a, perché in realtà se è uno stato dell'essere, la tecnica dovrebbe solo coadiuvare a mantenere questo stato. Quanto secondo te, anche in base alle tue esperienze quotidiane, la tecnica può aiutare una persona che è infelice ad arrivare ad essere felice? Allora, o è solo un palliativo? Ecco, questo è un po' sono i due estremi, no? Il palliativo, ecco, e invece la riscoperta di sé. Domanda molto importante e significativa, perché poi questo l'ho imparato moltissimo da Sara, mia moglie, no? Essere pratici, essere pragmatici è fondamentale, perché altrimenti quando parliamo di felicità serve proprio lasciare la definizione di felicità ai grandi maestri. Io ho citato il mio amato maestro che è Baba. Allora, che cosa possiamo dare come informazione pratica? La tecnica è fondamentale, assolutamente sì, e non è un palliativo se la tua tecnica, che io amo più chiamare come pratica, per cui è un qualche cosa che ripeti nel corso del tempo, diventa poi una tua abitudine felice. Allora, sappiamo tutti che se faccio una cosa una volta sola, probabilmente da qui ai prossimi 5 anni mi dimenticherò di averla fatta e non mi ricorderò neppure più come funzioni poi quella, che ne so io, una tecnica meditativa o un mantra o una qualsiasi pratica di benessere. Quando invece la pratica diventa una tua attività di consapevolezza quotidiana, ciò sta a significare come nel ciclo delle abitudini sappiamo che abbiamo un'esigenza e dobbiamo cercare di fare qualche cosa per ottenere una ricompensa. Quando tu hai fame, mangi. Quando tu hai sete, dopo ti ricordi che devi bere. Per vivere, respiri senza neppure accorgertene. Ecco, ci sono questi automatismi fisiologici che accadono e funzionano anche quando noi dormiamo. Bene, così pure per la nostra mente e anche per la nostra psiche dovremmo iniziare a osservare quali sono quelle pratiche che ci permettono di stare in quel flusso, in quel flow di serenità e di pace. Attenzione, quello di cui io vi parlo sono pratiche che da tanti anni insegno anche negli istituti oncologici, laddove le persone si trovano ad affrontare una sfida molto impegnativa per la loro vita, per cui parliamo di malattie anche importanti, anche quando sono talvolta degenerative. Allora, le pratiche sono fondamentali e, Serena, non esiste una pratica che possa andare bene a me, a te e a Marco in assoluto. Ciascuno di noi deve essere coinvolto e cercare di riscoprire. Certo che quelle che io favorisco sono imparare a rilassarsi, imparare attraverso tecniche molto semplici di respiro, semplici perché altrimenti non funzionano, quella semplicità è importante, e il respiro è fondamentale per equilibrare le nostre emozioni, per abbassare il livello anche di cortisolo. Insegno le pratiche di terapia della risata, perché la risata ti permette, entro i 5 minuti di risata sostenuta, di scatenare la dose di felicità. Dose è l'acronimo che ho creato, che sta per D di dose, dopamina, ossitocina, S serotonina e endorfine, dose. Per cui quando ridiamo, dopo 5 minuti parliamo per cui di una pratica yogica molto importante, anche respiratoria, va in circolo e subito dopo 5 minuti questa energia incredibile. Per cui non è la risata di un animatore o di un cabarettista, che grazie a Dio esistono, parliamo di una pratica importante. Ecco, allora, sono tante le pratiche che noi possiamo adottare, ma ciascuno di noi dovrebbe, allora questo è il primo suggerimento che vi do, farsi una checklist, un semplice foglio oppure su uno smartphone, e fermarsi 5 minuti e chiedersi: quali sono le cose che faccio che davvero mi fanno sentire felice, ma felice anche nel corpo?
Già questa introspezione ti porta ad analizzare quali sono i tuoi comportamenti che davvero ti fanno stare bene. Qualcuno, magari fregandosi di quello che sto dicendo, potrebbe subito insinuare e dire ciò che mi rende felice è dedicarmi a qualche cosa di tossico o di nocivo. Allora quello non ti può portare la felicità, ok? Quello è un palliativo, la felicità è qualcosa che dura magari un tot di tempo, ma poi ti fa stare molto peggio rispetto a quel poco che ti ha fatto sentire di serenità. Ma al di là di questo, se ci mettiamo seriamente, ma non seriosamente, a scoprire quali sono quelle cose che ci fanno stare bene, lì poi inizia la nostra attività pratica. Tipo, il movimento fisico lo sappiamo tutti, no? Ci sono dei coach meravigliosi che insegnano quanto il movimento sia importante, oltre alle posture yoga, eccetera. Una camminata. Bene, io credo che alle volte basti davvero poco per indursi a cambiare fisiologia, ad esempio attraverso una camminata. E se mentre cammini aggiungi anche una sorta di meditazione camminata, ecco che la semplice camminata la stai evolvendo in qualche cosa che ti dà maggiore felicità, maggiore serenità. Altre pratiche, la pratica che io al mattino svolgo, mi sveglio molto presto perché questo l'ho imparato in India. Mi sveglio prima delle 5:30 del mattino, ma non mi costa sacrificio, perché, e non sono un fuori di testa, attenzione, perché mi sveglio? È una pena? No, perché in quel momento lì il cervello elabora una chimica che soltanto in quel periodo, a livello ciclico nel cervello, accade, e quando tu ne sei consapevole, puoi amplificare quello che altrimenti dormendo non ti accorgeresti. Poi, in quell'ora lì, del mattino, tutti dormono, ed è un piacere potermi dedicare alle mie pratiche contemplative, all'esercizio fisico, a delle buone, sane letture, dedicarmi quel tempo senza toglierlo dalla produttività della mia giornata. Allora, sono davvero tante le micro cose che possiamo fare. Non c'è bisogno di svegliarsi alle 5:30 del mattino, così rimango in pace da solo, ma possiamo fare tante cose serena che le dobbiamo già scoprire. Io vi potrei dire, praticate la terapia della risata. Magari partecipando ai miei corsi, eccetera, benissimo, potrete impararlo. Ma in realtà, quante sono le cose che tu, Marco, già fate nella vostra vita e che vi rendono felici? Lì fatevi un applauso e praticatelo un po' di più. Sono perfettamente d'accordo con te, Richard, sul fatto di dire cos'è che mi fa star bene. E poi un altro aspetto che mi ha acceso una lampadina è il fatto di dire magari a me fa star bene fare delle cose tossiche. In realtà, forse le persone non comprendono che quelle situazioni tossiche o comunque anche quelle pratiche comunque che fatte nella maniera corretta generano benessere inteso ovviamente a 360 gradi come l'attività fisica o come l'alimentazione, per esempio, però portate all'estremo creano in realtà delle dipendenze. Quindi anche quell'aspetto lì è interessante, secondo me, da andare ad analizzare. Su queste persone, cioè perché mi fa star bene bere, perché mi fa star bene magari la droga, o comunque perché mi fa star bene, io direi penso che mi fa star bene, oppure anche l'attività fisica portata all'estremo, o come dicevo prima, anche l'alimentazione sana. Noi sappiamo che esiste anche lì una specie di patologia della ricerca per forza di tutta la cosa sana, che se non è esattamente così, addirittura non mangio, quando invece ci sono delle situazioni in cui, voglio dire, sei a un pranzo di matrimonio, insomma, tra virgolette, uno sgarro lo fai, anche perché sei in una situazione felice e magari lo sgarro che fai, la torta che mangi in quel momento lì, viene, diciamo, la parte tra virgolette tossica dello zucchero, per fare un esempio, ok? Beh, viene mediata dalla chimica della felicità che stai sviluppando in quel momento. Quindi, il come tu consigli alle persone o comunque, insomma, quali sono state le tue esperienze nel non arrivare alla dipendenza pensando che sia quello che mi fa star bene, quando in realtà la dipendenza noi sappiamo che
oggi ho bisogno di quel livello, poi mi scende, per avere la stessa chimica devo fare qualcosa di più. E poi mi scende di nuovo la produzione chimica di quella situazione, perché con la dipendenza in realtà non riesco ad autoprodurla se non perché ho un qualcosa di esterno che me la genera. Non so se sono riuscita a spiegarmi bene, Richard. Certo, ma stai dicendo, guarda Serena, qualcosa che fa parte della nostra vita. Certo, tu adesso hai citato magari delle sostanze che rendono tossicodipendenti poi alcune persone, per cui le droghe, e qui naturalmente siamo in un estremo. Pensa che nella mia attività di coaching, naturalmente seguito da psicoterapeuti, anche psichiatri talvolta, lavoro con persone che sono cadute in queste dipendenze molto molto gravi, ed è molto difficile poi uscirne, ma assolutamente non è impossibile. Non esiste mai, soprattutto nell'ambito credo della vita, io lo dico quando insegno appunto coaching ai miei studenti, dico, non esiste l'etichetta tanto ormai. Cioè, il tanto ormai credo che neanche il Dio o le divinità si permettano di dire a un essere umano tanto ormai, cioè della serie tanto ormai non cambierà più, tanto ormai è spacciato, chi sei tu per dirlo, da quale presunzione deriva questa etichetta? Per cui il tanto ormai non esiste. Ho potuto assistere a casi di persone in coma irreversibile che attraverso il mantra comunque hanno dato segnali positivi di ricezione, per cui non siamo nessuno per etichettare un'altra persona dicendo tanto ormai è sbagliato, è fallito, eccetera. Non esiste. Certo che quando una persona appunto incontra delle dipendenze gravi, oppure come l'alcol, la cosa importante, io credo, è cercare di comprendere, di valutare perché quella persona fa quella cosa lì. No? Non esiste uno stupido, non esiste uno sciocco in assoluto nella vita. Sono le esperienze che ci spingono, purtroppo, a far sì che determinate dipendenze diventino il nostro sollievo di vita, e per qualcuno poi diventa persino lo scopo di vita. Allora, come facciamo ad invertire tutto? Anzitutto ci vuole, nel caso naturalmente tossicodipendenza, specialisti, per cui medici assolutamente preparati, che aiutino, e questo lo sappiamo. Non mi voglio adesso infilare in un tunnel molto particolare. Ma senza parlare di droghe, perché una persona, ad esempio, sta ore e ore e ore davanti a un cellulare, alla ricerca di dopamina, di quello scarico, di quel like e di qualche cosa? Perché i giovani stanno così tante ore davanti ai loro tablet a giocare o a seguire dei video vedendo altri che giocano ai videogame? Perché? Perché accade tutto questo? Partiamo dal fatto che dentro di noi c'è un universo che è tutto da esplorare, e pensiamo che siano più le mancanze che ci rendono vivi rispetto invece alla ricchezza straordinaria che ciascuno di noi ha in sé. La nostra attenzione è unicamente dirottata, perché è un dirottamento terroristico, verso quello che noi pensiamo ci manchi. Quando se ci fermiamo un attimo, possiamo controvertire la nostra stessa vita, anche quando ci sono casi di gravi difficoltà in famiglia, di gravi difficoltà di vita, abbiamo sempre la possibilità di volgere lo sguardo da un'altra parte e percepire gratitudine, perché siamo qui. E finché c'è vita, dicono i saggi, c'è speranza. Perché la speranza è una motrice importante che collega il tuo presente verso il futuro, evitando però di volgerti sempre verso il passato. Allora, quando parliamo ad esempio di happy genetica, Serena, parlo tantissimo di abitudini felici, perché esistono anche le abitudini depotenzianti, che sono quelle abitudini che si sono innescate in noi, quegli automatismi. È difficile persino scovarle, riconoscere le abitudini depotenzianti, perché fanno parte della nostra vita e si sono mascherate come compagni, come amiche di gioco. In realtà non è così, perché le abitudini depotenzianti, alla fine, se le smascheri, ti accorgi che non ti facevano stare bene, che ti toglievano l'energia, che abbassavano la tua autostima. Ecco allora che quando sei nella spiritualità, inizi a confrontare nella tua stessa vita ciò che ti fa stare bene da ciò che non ti fa stare bene. Ma per fare questo meccanismo di riconoscimento e di introspezione c'è solo una regola, una c'è di regola da rispettare, ed è di evitare di puntare il dito contro gli altri, evitare di puntare il dito contro chi ti ha fatto stare male, evitare di puntare il dito contro chi ti ha fatto soffrire. E non significa far finta che allora qualcuno non mi abbia fatto star male, non mi abbia fatto soffrire. No, significa evitare di portare la tua attenzione verso l'esterno, perché altrimenti ti perdi e la tua rabbia innescherà altri processi che violenteranno la tua felicità. Uso termini forti.
Allora il mio maestro diceva: quando tu punti un dito verso gli altri, ricordati che poi hai tre dita che puntano contro di te, non farlo. Quando tu allora volgi il dito verso di te, a prescindere da quello che hai dovuto patire nella vita, e come dicevi tu all'inizio, un problema è tale perché c'è una soluzione e il problema migliora, migliora ciò che noi siamo. Anche quando c'è capitato qualche cosa di inopportuno nella nostra vita, sicuramente quella cosa ha risvegliato il nostro amor proprio. Allora, quali sono le pratiche che ci rendono felici? È tutto ciò che consapevolmente ci porta anche ad essere non soltanto felici per noi stessi, ma io credo soprattutto per l'aiuto, il servizio, la condivisione che riusciamo a creare con gli altri. Io credo che la vera felicità possa essere tale soltanto se può essere condivisa con gli altri, altrimenti è ego allo stato puro. Ma infatti felicità c'è anche, deriva appunto da un termine latino felix che significa fecondo, quindi per essere fecondo vuol dire che c'è anche poi una condivisione, una collaborazione e quindi devono esserci anche altri, altrimenti la fecondità non ha molto, molto senso. Richard, un altro aspetto interessante che io mi son, con cui io mi sono confrontata, insomma, spesso e volentieri, quando si parla, tu prima parlavi della risata, no? Dei 5 minuti, in 5 minuti cosa può scatenare la risata? Anche una risata indotta, cioè non una risata come, diciamo, conseguenza di una battuta o di qualcosa, insomma, di caratteristico in questo senso. E quando io parlavo appunto di questa cosa, oppure invitavo le persone anche ad una risata indotta, mi dicevano sì, però non è una risata spontanea, sincera, eccetera. E quindi che tipo di effetto può avere se non è spontanea? A me viene da fare, veniva insomma ovviamente a chi mi faceva questa obiezione, che è assolutamente lecita e anche razionale, e dicevo, beh, effettivamente puoi anche, tra virgolette, aver ragione, però tu prova a pensare a quando tu vedi sempre delle immagini di violenza. Beh, quella violenza non è reale, ma cosa scatena nella tua mente? Quindi significa che se io, anche se quella risata è indotta, ti sta comunque dando delle informazioni molto precise, le dà alle tue cellule, quindi al tuo DNA. E quindi torniamo al discorso della epigenetica. Assolutamente, Serena. Io comprendo, sai, le persone che si trovano inibite nel lasciarsi ridere, figurati poi se parli di risata indotta, cioè le persone dicono: ma è una risata finta, non è una risata spontanea, a me non mi piace, è una cosa falsa, cioè cosa devo ridere mormorando così? E hanno perfettamente ragione. Nella mia esperienza di tantissimi anni proprio di pratica della terapia della risata, e poi insegnare agli altri la terapia della risata se la pratichi nella tua vita, naturalmente, perché altrimenti è ben difficile essere coerenti. Io ho potuto vedere dall'Asia, dove sono stato spesso ospite in congressi, piuttosto che in Europa, che anzitutto ridere è un linguaggio universale. Diciamo che siamo fortemente inibiti nel lasciarci ridere, perché qualcuno ci ha insegnato che la risata abbonda sulla bocca degli stolti, per cui ci sentiamo degli scemi. Oppure che non c'è buon motivo di ridere perché guarda il mondo come sta andando. Nella vita bisogna essere seri, bisogna pagare le bollette, bisogna fare fatica, bisogna spaccarsi la schiena dal lavoro per essere persone realizzate. E qui naturalmente c'è solo da fermarsi e voltare pagina, perché come fai a correggere in continuazione un errore che una volta che l'hai corretto a livello concettuale, mentale o semantico diventa un errore maggiore? Ti devi fermare, devi cambiare il linguaggio. Poi ci sono persone invece predisposte che stanno ad ascoltarti, per questo ho voluto scrivere tanti libri su tutto questo, perché poi leggere ti permette di approfondire. E allora la risata indotta, per cui la risata che io chiamo e definisco spintanea, perché poi diventa spontanea, ok? Quando tu pratichi la risata come appunto le tecniche che insegno, quella risata lì, dopo 3, 4, 5 minuti, entra in un flusso di spontaneità. Ma perché dovrei ridere? Perché è una delle pratiche pranayama più profonde e meravigliose che esistano a portata di mano di ciascuno di noi. Quando noi ridiamo,
come dicevo all'inizio, scateniamo questa dose straordinaria di energia e di molecole e di neurotrasmettitori importanti. Ma quando noi ridiamo, migliora la nostra ossigenazione. Quando noi ridiamo, cambia la nostra energia, perché il diaframma aiuta un certo tipo di movimento e naturalmente lavoriamo nel secondo, terzo chakra e poi per estensione in tutto il nostro corpo pranico, che naturalmente è fondamentale. Andiamo a riequilibrare tante mancanze. La risata è la terapia adattogena per eccellenza. Allora, non mi devo convincere che ridere fa bene, ma fa bene proprio sul serio, è la più potente delle medicine. La cosa importante è che nei primi momenti in cui noi stimoliamo la risata a fin di bene, anche se è indotta, la cosa importante, bellissima, che la scienza dimostra, è che il corpo non si rende conto se quella risata appunto è indotta o finta che sia rispetto a una risata spontanea. Il corpo non sta lì a sindacare, pertanto la reazione è proprio come se fosse una risata spontanea. Poi quando ci lasciamo ridere addirittura per 10-12 minuti, come io suggerisco, ma ci vuole un po' di pratica per arrivare a questo livello, davvero cambia la tua visione, ma diventa un lifestyle, Serena. E io amo anche molto parlare poi di risata interiore, che è un atteggiamento. Quante cose abbiamo di cui siamo grati. Io sono grato a te, a Marco, per questa bella opportunità. Questa intervista rimarrà per tanto tempo. Chissà chi l'ascolterà. Chissà che incontri meravigliosi faremo con persone che non conosciamo. Già questo è un punto di gratitudine. Io sono grato a voi per quello che divulgate, perché toccate i cuori delle persone, perché ci aiutate a riflettere, perché mi avete appunto invitato per questo motivo. Quanti altri motivi abbiamo su base quotidiana per essere grati? Wow! Ecco allora che tutto questo diventa un lifestyle e quello che tu puoi fare in 2 minuti lo potrai fare per tutta la vita. In 2 minuti puoi cambiare la vita di un tuo caro facendogli una telefonata, 2 minuti. In 2 minuti puoi cambiare il tuo stato chimico bevendo un bicchiere di acqua o più di uno. In 2 minuti possiamo cambiare la nostra vita e la vita delle persone che incontriamo con un sorriso. Ecco allora che siamo già tutti maestri di noi stessi, siamo tutti dei guru. Dobbiamo diffondere questa gioia. I momenti difficili, come diceva Marco, ci saranno sempre. Baba, mio maestro, diceva sempre che la gioia è un intervallo tra 2 dolori. E poi io, così per scherzare, dicevo anche, è anche vero che il dolore è una pausa tra 2 grandi gioie. Siamo qui per affrontare la vita ed è bello incontrare persone come voi. È bello anche vedere il modo con cui si modifica il paradigma nella vita, no? Invece di dire no, la gioia è fra 2 dolori, è meglio dire la piccola pausa tra 2 gioie, che è molto... dà comunque una visione, un'immaginazione completamente diversa. Allora, io voglio farti l'ultima domanda, poi lascio... Sì. Basterebbe vedere l'esempio, quello lì appunto della risata naturale indotta o come sia. Beh, di solito un parto, anche se indotto, il bambino poi nasce, quindi quindi non è che c'è tanta differenza e allo stesso tempo si può proprio vedere, come diceva proprio Richard, nei confronti delle altre persone. Cioè, se noi proviamo a uscire una mattina e mediamente, diciamo che nella quasi totalità dei casi siamo portati in questa società a vedere un po' chiunque ci capiti a tiro come una possibile minaccia, come un possibile pericolo. Io ho invitato tante persone a fare questa cosa e si vedono reazioni veramente sconvolgenti, o quando guidano in macchina, per esempio, invece che fare i matti, suonare, sentirsi dei vichinghi alla conquista del centro del proprio paese. Cioè, provare banalmente, anche quando si ha la precedenza, a fermarsi, fare un sorriso e invitare a passare. Cioè, tu vedi quello lì dopo, magari 1 chilometro, che si mette a fare la stessa cosa. Invece che incazzarsi anche lui, replica il gesto, oppure anche solo quando si esce di casa, poi qui a Milano è particolarmente frequente che anche tra vicini di Pianerottolo quasi non ci si conosca, banalmente provare a sorridere, che sia indotta o reale, come sentimento. Sorridere e salutare quella persona, e quella persona improvvisamente non diventa più una minaccia, sorride anche lei, diventa gentile, scopriamo che improvvisamente non era così. Marco, io ti ringrazio perché mi hai fatto venire in mente quel periodo che entravo nei bar e
ovviamente, sai, magari vedevi il barista o la barista magari un po' serio, soprappensiero, insomma, non per forza arrabbiato, però sai, molto in un aspetto così. E mi dice, prego, e dicevo, cioè proprio facevo sto sorriso e dicevo, un caffè con amore. E tu vedevi completamente cambiare l'espressione della persona, indipendentemente che fosse magari arrabbiato o soprappensiero o comunque presa da tante cose, e la maggior parte delle persone mi rispondeva: sei nel posto giusto. E cambiava radicalmente. Poi mi giravo e vedevi le persone al banco che sorridevano anche loro, capito? A questa semplice frase, ok? E iniziavano tutti quanti ad avere questo sorriso e magari parlavano anche di cose. Cioè, ho osservato molto questo aspetto, quindi è proprio una questione, come si diceva, nostra. Richard, io vorrei farti l'ultima domanda, molte persone sono convinte che ridere, siccome tu prima hai fatto proprio questo, non c'è niente da ridere, il riso abbonda sulla bocca degli stolti, e molti sono convinti che ridere non sia spirituale. Cioè, no, perché soprattutto sembra per il discorso che spiritualità e religione a volte vengono messe magari insieme, vengono confuse. Infatti, in chiesa non si può ridere, oppure negli ambienti spirituali bisogna essere molto impostati perché c'è dall'alto ti vedono, quindi bisogna essere sempre molto bravi, seri, eccetera. Quando invece tu poi entri, adesso faccio solo questo esempio, non voglio parlare degli ambienti sciamanici, lì un altro magari aspetto, però semplicemente tu entri in una chiesa protestante, ci sono i canti gospel, ok? E i cori accompagnano comunque col sorriso e anche con dei movimenti di danza, scusate, questi canti. Quindi in realtà, se in chiesa stanno sorridendo, stanno ridendo, ok? Ecco, tu cosa consigli, cosa diresti ad una persona che ti dice ridere non è spirituale? Che probabilmente sta confondendo alcuni aspetti di alcune poche tradizioni religiose in cui il ridere è considerato qualcosa di blasfemo. Oppure suggerirei di rivolgere la stessa domanda a persone come Francesco d'Assisi o come a Don Giovanni Bosco, santo, che oltre a far sorridere i suoi bambini che prendeva dalla strada perché erano degli orfani, insegnava loro le arti circense, i giochi di magia, lo stupore, la curiosità. Io credo che la spiritualità sia luce pura e credo che la luce pura la emaniamo proprio come hai detto anche tu, Marco, attraverso il sorriso, il cambiamento. È un dono che noi facciamo agli altri, no? Io credo che il cuore che batta all'interno di noi sorrida sempre. Credo che la risata sia il marchio distintivo delle anime realizzate. Nella mia vita ho avuto la fortuna, oltre di seguire mio amato maestro Baba, di cui ho parlato un po' durante l'intervista con voi, ho avuto la possibilità di essere abbracciato, di incontrare Mata Amritananda Mahi, il cui sorriso è meraviglioso, è la santa degli abbracci che gira tutto il mondo per donare questo tipo di coinvolgimento spirituale. Ho incontrato Sri Mugi, grande e meraviglioso maestro che vive in Portogallo, e il sorriso è talmente bello che basta solo quello per indurti a vivere una potente meditazione. C'è un altro maestro meraviglioso che spesso è in Europa, che è Sadhguru, che è la manifestazione della gioia. Perché tutto questo? Perché abbiamo miliardi, trilioni di motivi ogni giorno per manifestare la nostra gioia. Non è spirituale essere seriosi, è spirituale essere seri. Non è spirituale non prendersi delle responsabilità. È spirituale assumersi delle responsabilità. È spirituale prendere posizioni civili, è spirituale praticare i valori umani, è spirituale essere civili, essere educati, essere gentili. Io credo che siamo qui per questo. Come dicevamo tra di noi, ma chi non ha vissuto problemi, chi non ha avuto delle angosce? La morte fa parte del ciclo della vita e quando un congiunto, un caro, come è capitato a me, era un ragazzo, con la morte del mio papà, sono fatti che accadono anche quando non siamo noi a determinarli. Ma è allora proprio davvero
come noi rispondiamo alla vita, che poi diventa un tesoro per le altre persone. Io credo che quando parlo di happy genetica, immagino sempre questa evoluzione di una spirale armonica ascendente. Ciascuno di noi è l'evoluzione di se stesso, inteso come altre vite, a livello karmico, o comunque sia per stare in questa vita, siamo l'evoluzione dei nostri genitori per alcune cose. Siamo un dono. E allora la risata che cos'è? È il mantra più bello. È il mantra più bello. Oh, oh, ah, ah, è il mantra della felicità, che ti ricorda che sei davvero fortunato perché sei qui, su questa vita. Il tempo è limitato, è sempre meno. Ogni giorno che passa ne abbiamo sempre di meno. E siamo qui per fare grandi cose. Talvolta, concludo, una grande cosa è camminare. Se magari per tanti mesi sei stato ricoverato in ospedale, o magari non sei stato ricoverato in un ospedale, cammini tutto il giorno e allora ti rendi conto della fortuna che hai rispetto a chi vorrebbe essere al posto tuo. Un mio amico un giorno mi ha fatto sorridere, fa: Richard, sai, la gente gira nei jet, ma nessuno ha la fortuna di avere un mezzo multimilionario come il mio. E ti dici, scusa, ma hai vinto, che cosa hai vinto? Hai bitcoin, delle cose? No, Richard, ogni giorno arriva il mio autista con questa cosa, questo mezzo è più lungo della limousine. Madonna, ma mi stai prendendo in giro? Richard, ma no, a Milano. E cos'è questa cosa? È tutto per me. Che cos'è? È il tram, è l'autobus. Ogni giorno che mi fermo, lui arriva più o meno puntuale e costa un sacco di soldi, è bello lungo, c'è spazio per tutti, c'è l'autista, io posso stare lì a fare le mie cose di lavoro e lui guida. E alle volte prendo anche delle robe un po' più veloci, che sono i treni. Dico, fantastico. Guarda allora l'attitudine, questo mio amico non ha la macchina, ok, per scelta, però guarda come si cambiano le cose. Allora, da che cosa dipende la tua visione? Dalle esperienze che hai vissuto nella vita, fai sempre comunque tesoro. È sempre un cambio di prospettiva che cambia poi la nostra visione e il nostro modo di essere. Allora, Richard, prima di salutarci, che ormai insomma siamo veramente in conclusione. Non è un caso, Serena, scusami, se le cose tendiamo quasi sempre ad apprezzarle veramente quando non ce le abbiamo più. Esatto. Sembra quasi un ossimoro, ma alla fine spesso e volentieri siamo portati a quello. Cioè, già, io ho passato un anno in sedia a rotelle e banalmente capisci che tutti immaginiamo che una persona sulla sedia a rotelle abbia delle difficoltà, e però provarle è un'altra roba. Cioè, capisci diversamente e a quel punto poi quando vai a fare i confronti, cioè paradossalmente più sfighe ti capitano, più riesci ad apprezzare poi le cose belle, se viste da un certo punto di vista, perché hai quella possibilità di perdere una cosa, ma non in maniera definitiva, che è una grossa risorsa, cioè ti fa capire veramente che quella roba lì la devi apprezzare, quanto vale, e poi ti si dà la possibilità di riaverla. È quasi un grosso regalo. Queste parole possono nascere solo da un cuore generoso, probabilmente tu lo sei, perché adesso noi abbiamo portato degli esempi che sono assolutamente semplificati, voglio dire, perché attraverso un momento come questo dovremo anche deturpare il tempo di chi ci sta ascoltando, oltretutto, no? Per cui credo che la semplificazione anche degli esempi sia fondamentale per arrivare. Credo che quello che abbiamo cercato di comunicare anche attraverso questa puntata del vostro bellissimo programma, cioè quello di in fondo un po' più di coraggio, che una risata la impari anche da solo e che vale sempre la pena di essere felici, ed è una scelta. Anche l'infelicità è una scelta. La cosa importante è essere responsabili e capire che la scelta la fai tu. E allora scegli la sta felicità e sii felice. Ma infatti Osho disse: una risata vi salverà, vi risveglierà, anzi lui disse in realtà una risata vi risveglierà. Quindi il risveglio è quello che noi consideriamo il massimo della gioia, della felicità in realtà. Richard, allora io ti chiedo se vuoi dare qualche titolo dei tuoi libri e dire dove le persone eventualmente li possono trovare. Ma grazie di cuore. Allora, Happy Genetica è senz'altro il libro che per me è significativo, è stato immesso l'anno scorso negli Stati Uniti d'America,
attraverso una casa editrice di New York importante, per cui sono contento di questa diffusione, per cui Happy Genetica, dall'epigenetica alla felicità. Sono diversi libri. Il mio primo libro, ecco, questo lo caldeggio sui 9 che ho scritto al momento, che è Ho imparato a ridere, perché lì racconto un po' la mia storia di vita, ma il senso non è quello di raccontare la mia storia. La storia di tutti noi meriterebbe di essere scritta e di essere lasciata come dono a chi la vorrà poi leggere. Nel mio caso ho voluto riscrivere alcune cose della mia vita, del mio viaggio in India, delle difficoltà vissute con la morte del papà e poi di tutto quello che ho dovuto affrontare, fino all'incontro con quello di cui un po' ho parlato, per cui dalla risata alla meditazione. Ho voluto rendere pratico ciò che per me è stato davvero significativo e che mi ha aiutato anche in casi di profonda angoscia e di depressione. Tutti noi viviamo delle sventure, la capacità, abbiamo detto oggi, risiede in noi, siamo noi che scegliamo. Per cui Ho imparato a ridere, è il mio primo libro, è quello a cui probabilmente sono molto affezionato perché è diventato un bestseller, mi ha permesso di essere nella casa di tante persone, è uscito in ristampa. Ecco questo. Grazie per la tua generosità, per la domanda. Grazie di cuore a te, Richard. Allora, siamo veramente in conclusione ormai. Marco, qualcosa per concludere? Ma un grazie perché è stata anche qui un bel incontro, ha portato, secondo me, porterà benessere, abbiamo incontrato un bell'essere, quindi direi che siamo a posto con la puntata. Richard, una frase conclusiva per i nostri amici. Tanto il meglio accade sempre se lo lascia accadere. Grazie di cuore. Allora, io ringrazio ovviamente Richard per essere stato qua con noi questa sera. Grazie come sempre a Marco per esserci. Un Grazie a ringraziamento a voi. tutti coloro che ci hanno ascoltato, che ci ascolteranno anche successivamente. E io, detto questo, vi do appuntamento per la prossima puntata di Benessere e Bellessere e la concluderei, Richard, se mi permetti. Oh, ah ah. Sempre. Sigla. Grazie di cuore.